Suggestione e commozione sono state le protagoniste al concerto di passione organizzato dalla banda musicale Giovanni Lo Gioco di Leonforte, l'evento più atteso e più seguito tra tutti gli appuntamenti musicali, così come è stato definito da Rosaria Camiolo in apertura della serata, che insieme a Gabriella Grasso ha presentato l'evento. In effetti il pubblico era numeroso ed ha partecipato al concerto con silenzio ed attenzione, con lo sguardo di tutti rivolto verso la Madonna Addolorata. Il concerto di passione si inserisce nell'ambito dei riti quaresimali ed apre quelli della Settimana Santa. Ai piedi della Madonna Addolorata, nello splendido scenario della chiesa Santo Stefano, le note hanno rievocato il dolore e la passione di Gesù Cristo e di sua madre. All'esecuzione dei brani scelti ad Angela, Gesù Crocifisso, Angoscia, Crux, Passio Domini e Rassegnazione, si sono intervallati interventi da parte del presidente della Confraternita di Maria Santissima Addolorata, Aldo Benintende, e del sindaco Francesco Sinatra. Quest'ultimo ha voluto conferire un'onorificenza al maestro Giuseppe Lo Gioco per quanto fatto per la comunità e per la sua passione per la musica. Altro momento emozionante è quando alcuni dei musici hanno consegnato inaspettatamente al maestro Lo Gioco ed al figlio Ivan dei riconoscimenti da parte dell'intero corpo bandistico. Anche il canto ha fatto da cornice a questo momento di passione vissuto dalla popolazione nel periodo quaresimale. I cantori del lamento hanno aperto la serata e con il loro canto e con un intenso intrecciarsi di voci sono riusciti a suscitare nell'animo dei presenti profonda commozione. Il concerto si è concluso con il brano Asi versate lacrime, suonato e cantato dagli stessi musici del corpo bandistico. Quest'ultimo brano è stato annunciato a sorpresa da Ivan Lo Gioco, dopo aver ringraziato e omaggiato quanti hanno collaborato per la riuscita di questa sesta edizione del concerto di passione. Un ringraziamento particolare è quello rivolto a padre Carmelo Giunta, che da sempre condivide le iniziative della banda musicale Lo Gioco.